Buonasera cari amiche e cari amici e benvenuti a Sportello Pensioni, la trasmissione dei pensionati CISL del Piemonte. Questa sera abbiamo come ospite, che ringraziamo per essere qui con noi, il coordinatore del corso di laurea in infermieristica di Ivrea, Diego Targhetta Dur. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Ci parlerà di un laboratorio, ma non vi dico di più, farò parlare lui perché a me piace far parlare gli ospiti, sono sicuramente molto più preparati, ma vi spiegherà ancora meglio tutto quanto. Con noi c'è sempre anche Giorgio Melelli, il nostro esperto di previdenza. Buonasera. Buonasera Giorgio, sempre pronto a rispondere alle vostre telefonate. Il numero lo vedete, ma vi rinfresco la memoria: 011 95 75 798. Resta chiaro che potete fare domande dal punto di vista pensionistico, previdenziale, di chi più ne ha, chi più ne metta, a Giorgio Melelli, ma chissà che il tema possa stuzzicarvi un po', il tema di cui parleremo questa sera, e potete tranquillamente fare domande anche al nostro ospite. Benissimo, attendendo le vostre telefonate, partiamo col tema della serata e chiedo a Diego Targhetta Dur di raccontarci il tema della serata, ovvero il laboratorio in Val Chiusella. Facciamo un attimo una premessa, un'introduzione, un po' un percorso storico, le varie fasi che avete fatto e se avete dei partner, insomma, un piccolo cappello introduttivo di quello che è il vostro laboratorio. Bene, beh, intanto è un laboratorio, quindi di fatto è un'esperienza in corso che nasce da una sorta di immaginarci come potrebbe essere formato oggi chi si occuperà di salute di qua a 15, 20, 30 anni. Operazione molto ardua perché quale sarà lo scenario sociale, epidemiologico, economico, politico di qua a 25, 30 anni. E partiamo da un principio che invece abbiamo certezza ci sarà ancora, cioè la comunità. Occorre oggi formare un professionista che non sia più soltanto ospedaliero. Il Covid ce l'ha insegnato, è importantissimo avere un approccio proattivo, quindi capace di intervenire prima che la malattia si manifesti, malattia, fragilità, vulnerabilità, solitudine, marginalità. E per far questo occorre fare in modo che i tirocini, anche di chi si avvicina a professioni sanitarie, siano non collocati solamente più in ospedale, ma anche in comunità. Ecco quindi il laboratorio che nasce in Val Chiusella perché la Val Chiusella intanto è una delle aree interne del Piemonte, quindi si presta anche a quelle caratteristiche demografiche di abitazione che sono Certo. quelle più vulnerabili appunto. Abbiamo incrociato nel 2013 come corso di laurea alcuni attori attivi in valle. Tra queste uno tra l'altro che risale all'Ottocento, la Società Operaia di Mutuo Soccorso, ancora attivi in Piemonte. Due di questi sono in Val Chiusella, molto brillanti, molto proattive appunto, e abbiamo fatto un'alleanza dicendo ma come potrebbe essere il welfare del futuro, il welfare di appunto, no, di qua a 25-30 anni, non solo, come potrà un professionista interpretare appieno il suo ruolo di essere un agente allenatore di salute, alleato delle fragilità. E quindi abbiamo creato questo laboratorio che parte in modo sperimentale nel 2018, ma con pochissimi studenti inseriti, 9 soltanto. Poi il Covid ci interrompe l'esperienza, nel 2021 ripartiamo e siamo arrivati oggi ad avere comunque 114 studenti inseriti in Val Chiusella, ovviamente non insieme, ma scaglionati. Certo. E le tre parole chiave, se vogliamo, del Una crescita progetto. importante, enorme, quindi anche a livello di studenti. Importante, sì, un bel numero Sì. sicuramente, ma la cosa che voglio rimarcare è quella che noi vorremmo superare le formazioni a silos, cioè l'infermiere impara a fare l'infermiere, l'ostetica l'ostetica, il medico il medico, ma provare invece a creare delle realtà molto più orizzontali, ma non solo, con la componente umanistica. Quindi avere anche la sociologia come compagna di strada, l'antropologia, gli educatori professionali, quindi creare comunque un attore che sappia scambiare saperi e leggere la comunità con varie ottiche. Per fare che cosa? Per fare coprogettazione. Quindi arrivare a far nascere dei progetti che si avvalgano della competenza del professionista, ma anche della visione, dell'esperienza, del radicamento della comunità e delle sue forme associative. Quindi questo è un po' in sintesi il nostro Beh, laboratorio. sicuramente molto interessante, ne parlavamo anche un po', adesso vedete qualche immagine insomma, del vostro laboratorio, ma sicuramente anche di altri progetti che avete fatto nelle varie sedi, vedo Rueglio e altre sedi, anche Quella di in prima è un'immagine passato. molto Sì, interessante, molto. vuoi E parlarcene? beh, quello di fatto è un esempio di coprogettazione realizzato. Lì siamo a Rueglio, appunto, siamo a novembre dello scorso anno, e lì schierati abbiamo gli otto sindaci della Val Chiusella, Ah. otto, tutti e otto i sindaci, e
E in mezzo invece abbiamo la Demenza Friendly Community, cioè abbiamo fatto nascere una chiusa nella comunità solidale con la persona fragilità cognitiva, col demente, un termine un po' offensivo in italiano, certo, però quello è il termine in inglese, e l'obiettivo è di far nascere una comunità che sappia comunque prendersi in carico le fragilità ed essere proattiva. Vi faccio un esempio: se il commerciante di un piccolo negozio incrocia un suo cliente con delle difficoltà a maneggiare i soldi, perde un po' di valore, prende un caffè e dice 50 euro, bastano? Quindi ha perso questo tipo di valore, che è un valore simbolico, no? Con una convenzione, certo, quella. Cosa se ne fa di quel tipo di sintomo, di fatto che rileva? Lo segnala all'infermiera di comunità, che in Valchiusella abbiamo inserito. E quindi crea comunque un continuum tra l'incontro casuale e la presa in carico dei servizi, che poi porta la fragilità è una filiera di presa in carico. Questa è la vera scommessa del futuro. Comunità e professionisti alleati per una visione comune. Hai detto infermiere di comunità. Di comunità, sì. È sicuramente un tema interessante, qualcosa che sembra quasi più vicino alla persona, no? Sì, è un infermiere che non deve correre il rischio di rimanere l'uomo solo al comando. Deve lavorare in team multiprofessionale, col medico, col sociale, con varie altre figure, che è una caratteristica importante, ormai in Piemonte, il Piemonte tra l'altro è una regione capofila in questo senso, molto avanti come sperimentazione, e ha già inserito gli infermieri sul territorio, e l'asto 4 tra le AS piemontesi è una punta molto molto avanzata. Quindi l'infermiere è sulla comunità, non è solamente lì per fare delle cose, ma per leggere i bisogni prima che diventino malattia, o quando c'è la malattia accompagnarla, in che modo? Alleandosi con la comunità. Banalmente, trasportare una persona in ospedale non è cosa semplice, no? Certo. Specialmente se è un cronico che deve fare più visite. Se tu sai che c'è questo problema e ti allei con le forme di realtà associate attive sul territorio, ecco che diventa un problema meno greve. Alleviare le fragilità e le complicanze di queste è un obiettivo professionale, ma anche etico e morale. Ed è molto interessante, perché poi abbiamo parlato anche in passato, nelle scorse puntate, di queste case di comunità, se ne è parlato spesso per alleggerire gli ospedali, insomma sono temi molto interessanti, e questo magari lo tocca anche un po'. Sicuramente si parla anche di prevenzione, quindi a livello di prevenzione, sì, prevenire, certo, il problema, e quindi sicuramente questo è un tema molto molto interessante. Ci parlavi di qualche comune che è inglobato in questo progetto. Oltre a Rueglio ci sono altri comuni che... Tutti gli altri 8 comuni della Valchiusella. Quindi sono 8 inclusi comuni, tutti quanti. Certo, infatti la delibera che ha fatto nascere la Demenza Friendly Community ha previsto una delibera fatta in simultanea, identica, dalle 8 municipalità. Ivrea è città Demenza Friendly del 2018 e la Valchiusella invece è la seconda comunità rurale italiana, una è nel nord-est, che si è fatto questo tipo di investimento molto forte fra il comune, la comunità e i professionisti. Ecco, vediamo Valchiusa, Brosso, Brosso, Isilio, Rueglio, Valdichi, Valchiusa, Traversella, Vidracco e Vistrorio. Sono gli 8 comuni della Valchiusella. E a proposito di questo, ti chiedo, forse ce l'hai anche già accennato prima, perché l'interesse è proprio in quella zona lì, in questa zona qua? A volte si sceglie anche per facilità di rapporti. Intanto quella è un'area interna, quindi l'area interna comunque è di fatto il nostro obiettivo, poi magari lo racconterò anche più, certo, avanti, è di non limitarlo lì. Noi stiamo modellizzando il laboratorio per poterlo poi esportare in altre realtà che abbiano caratteristiche simili, in Piemonte, nell'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Per dove c'è? Che caratteristiche hanno le aree interne? Grandi vecchi con densità abitativa molto molto bassa e famiglie mononucleari. Quindi di fatto vivono da soli e per questo sono più fragili, certo, esposti ad un problema che poi racconterò. Sì. Vivono anche distanti, le piccole frazioni, quindi è più difficile fare un punto servizi. Se noi parliamo di Settimo Torinese, Chivasso, Ivrea, con un buon punto servizi riesce a servire migliaia di persone. Andiamo nelle valli interne, dove lo mettiamo un punto servizi? Problemi di trasporti cronici e diffusi ovunque. Quindi la caratteristica è quella. Poi in valle c'era questo tipo di realtà mutuale delle SOMS presente, molto attiva, e quindi abbiamo trovato veramente la scintilla che ha fatto esplodere tutto. Un terreno fertile. Fertile e propedeutico anche a far partire il laboratorio. Però vi dico, è un momento transitorio, noi vorremmo arrivare entro il 2025 a esportare questo modello presso altre realtà nazionali, e dico di più, noi abbiamo diversi atenei che stanno mandando studenti a fare l'esperienza di tirocinio in Valchiusella, tra questi anche il Canton Ticino. Per cui la medicina tradizionale
non vi ostacola, anzi è un progetto per il quale sono attenti anche loro, anche la medicina ufficiale, gli ospedali. Noi siamo dentro, eccetera. Questa. Siete dentro la medicina ufficiale. Sì. La sinergia con l'Asto 4 è stata fortissima, guai altrimenti muoversi al di fuori. Di certo il laboratorio vede convergere l'università come corso di laurea, sì, il polo formativo universitario Officina H di Ivrea, l'Asto 4 con i distretti interessati, le varie professioni sanitarie che gravitano attorno e la comunità. Sì, però scusa se... noi abbiamo carenza di personale negli ospedali. Questi ragazzi che fanno questo corso, eccetera, giustamente, sia specialistico ma anche culturale, anche, certo, cioè, dopo che fine fanno? Vanno in ospedale o rimangono nella comunità da Valchiusella? Beh, allora, non solo in Valchiusella, l'Asto 4 ha fatto partire negli ultimi anni un importante investimento di risorse sul territorio. Quindi ha già inserito in varie aree del territorio della sua appartenenza figure che sono infermieri di comunità, di famiglie di comunità. Quindi, perché la scommessa poi in soldoni è questa: o si riesce a intervenire prima intercettando alcuni bisogni, altrimenti tutto va in modo inerziale nei DEA, nei pronto soccorso. Certo. E lì cominciano i problemi, certo, di dare, certo, risposte in modo adeguato, costi, percorsi. Non solo, se poi non c'è un fuori, come dimetti? Sì. Quindi diventa un po' un loop autoavvolgente, complicante, sì, che sì, si mangia, sì, diritti, sì, oltre, sì, a sprecare, sì, risorse. Quindi la scommessa del direttore generale delle Asto 4, ma del Piemonte in generale, è dire facciamo un investimento, ovviamente, come dire, calmierato dalle risorse disponibili. Non possiamo, certo, farlo, no? Certo. Di colpo. Però è un processo che sta partendo in modo anche serio e costruttivo. Che potrebbe in futuro avere anche finanziamenti superiori. Se la cosa funziona... Questo è auspicabile, diciamo così. Certo. Però è proprio un modello che si ribalta. Sì, 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 sì. Ed è molto interessante. Grazie Giorgio per aver parlato anche di questo, perché sicuramente anche il tuo punto di vista era molto interessante. E magari è stata qualche domanda che aveva qualche amico da casa che, sì, hai voluto sottolineare. Ecco, quando avete iniziato ad avere questa idea di laboratorio e di progetto, qual era lo scopo, l'obiettivo finale? Forse un po' ce l'hai accennato. L'obiettivo finale al quale puntate, ecco. Se ci siete già arrivati, ci sono dei risultati, o siete in corso, dici qualcosa. Siamo un po' ovunque, siamo in corso e in parte ci siamo arrivati, però l'obiettivo grosso, quello veramente che ci ha ispirati, era quello che non bastasse una visione sanitaria ospedaliera, ma che occorresse immergere nella comunità. Noi abbiamo mandato gli studenti con due mandati, sanitario e antropologico. Infatti sono seguiti da docenti di infermieristica di antropologia, perché solamente vivendo la comunità, anche di notte, questo tirocinio, questo laboratorio prevede la residenzialità, perché un conto è fare il pendolare, no? Da Ivrea, certo, a Traversella, da Ivrea a Issiglio, da Ivrea in Val di Chi, un conto è dormirci la notte lì e svegliarsi il mattino lì, cambia tutto, cambia tutto, cambiano i rumori, cambiano le luci, cambiano i suoni, cambia le persone che incontri, e quindi la lettura della comunità deve essere veramente una forma di olismo sociale. Prendiamo in carico la comunità nel suo insieme e insieme a questa diamo delle risposte di salute e di benessere. Prima dicevo, un obiettivo importante è vincere la solitudine, cioè far uscire le persone di casa, farle socializzare, farle camminare insieme. I gruppi di cammino che sono stati in Valchiusella, per esempio, sono importantissimi, sono dei nostri alleati che diventano tirocinio per gli studenti, ma poi palestre di benessere, in quanto camminando cosa fanno le persone? Chiacchierano, cioè, certo, comunicano, cioè si scambiano pensieri. Quindi socialità. Bravissimo, quello. E sport, quindi, perché sport, comunque camminare sui monti, insomma, nei monti. Certo. È un'ottima prescrizione. Direi di sì, fa bene a tutto quanto. Torniamo tra pochissimo da te, così ci parli anche, insomma, di chi ha partecipato, certo, come, tutto il resto. Vado un attimo da Giorgio, sì, che prima mi accennava che ci sono delle importanti novità. Sì, due notizie. La prima riguarda l'assegno unico, per cui non parlo tanto ai miei amici pensionati, ma parlo piuttosto ai figli o ai nipoti dei miei amici pensionati, cioè quelli che hanno figli minori e che prendono l'assegno unico universale, che viene dato, voi lo sapete bene, presentando il modello ISEE. Cosa è successo? È successo che molte di queste famiglie non hanno ricevuto l'assegno nel mese di maggio. Qualcuno è venuto in ufficio, ovviamente
non contenti. Non contento, certo. E ha chiesto perché. Ci siamo informati e, caso molto strano, ieri è arrivata una circolare da Roma dove ci dice che la Previdenza sta facendo la revisione delle DSU. Le DSU sono quei documenti dal quale viene fuori il modello ISEE e i dati sono che per 512.000 famiglie, 512.000, ci sarà un aumento all'incirca di 200 euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'ISEE è diminuito e per cui aumenta l'assegno unico universale. Quindi il valore dell'ISEE diminuisce, esatto, e per cui sale molto più l'assegno unico. Mentre invece per 378.000 famiglie ci sarà un debito. E io mi sono informato del perché questo debito. Perché quando abbiamo fatto la domanda dell'assegno unico abbiamo inserito dei dati per i quali la Previdenza non li ha tenuti validi. E siamo però, attenzione, siamo su debiti sull'ordine dei 40-50 euro, per cui proprio sono quote molto, certo, basse, non sono debiti molto alti. Per cui, però, che lo sappiano. Per cui chi non ha ricevuto l'assegno unico stia tranquillo che lo riceverà, se rientra nel primo caso con gli arretrati, se invece rientra nel secondo caso con un piccolo indebito. Mentre ho la parola, continuo io. Certo. Purtroppo, visto che siamo a fine mese di maggio e noi stiamo sempre aspettando, cari amici pensionati che avete il trattamento minimo, stiamo sempre aspettando per gli ultra 75enne i 600 euro al mese, sì, di pensione. I famosi. E per chi è sotto i 75 euro, 571 euro. Purtroppo ci hanno detto che a giugno non ci saranno ancora. Per cui anche il mese di giugno salterà. Per cui io ve l'avevo già detto, mi pare, due o tre settimane, sì, fa. Avevo letto sulla stampa, questo giornalista probabilmente ne sapeva più di noi, scriveva che questi aumenti verranno dati dall'INPS nel mese di luglio. Però, ripeto, qualcuno ce l'aveva fatta la domanda l'altra, sì, settimana, secondo. Ma io che non ho la minima e ho meno della minima perché mio marito ha un reddito alto, prendo anch'io l'aumento. E io ho detto, e ripeto, non lo sappiamo. Perché la circolare dell'INPS, laddove ci dice o ci deve dire come attiverà questi aumenti, non c'è ancora. Per cui non sappiamo chi ne ha diritto, chi non ne ha diritto. Per cui questa è l'ultima comunicazione che faccio, perché poi a metà giugno noi smettiamo. Certo. Per cui se c'è qualcuno che ha dei problemi, venite nei nostri uffici dei pensionati o del patronato che noi vi diamo le informazioni di cui verremo a conoscenza. Esattamente, Giorgio, hai detto bene. Dopo questa puntata ci saranno ancora un paio di puntate, di cui una, ve lo anticipo già, sarà molto probabilmente l'ultima, quella a telefoni aperti, così ci possiamo, 13. Ci possiamo salutare, esatto, quella del 13, ci possiamo salutare, saremo pronti eventualmente a darvi altre risposte prima di andare un po' in vacanza, televisivamente parlando però. Sì, certo, noi siamo aperti sempre. Perché poi, come ha detto Giorgio, i nostri uffici sono sempre aperti e quindi... Non si chiude. Esatto, non si chiude quasi mai, pronti a darvi tutte le risposte che magari anche Giorgio in televisione senza la carta davanti, certo, fa difficoltà un, certo, po' come certo, dice sempre ad avere. Quindi vi aspettiamo eventualmente dopo il 13 a recarvi nei nostri uffici. Chissà che magari ci saranno già novità entro il 13, Giorgio, chissà. Che sia arrivata la circolare, speriamo. Esatto, visto, esatto, che l'INPS adesso cambia il presidente, sì, non c'è più Tridico perché è cattivo, brutto, nonostante che abbia lasciato la Previdenza con un attivo non indifferente, adesso c'è il commissario.
perché cambia il governo, cambiano i presidenti, ed è la cosa che in Italia ormai va di moda. I palinsesti, però adesso magari esatto. A noi non dovrebbero cacciarci, però vediamo. No, non si sa mai, sai, qui nel senso che... è cambiato il vento, quindi non lo so, vedremo quello che succederà. Tra poco ci fermiamo ancora qualche minuto insieme prima della pausa per la pubblicità. Prima ci ha parlato il nostro ospite di chi ha partecipato, no, ai vostri laboratori. Mi sembra di ricordare, ci hai detto, dal 2018 ad oggi c'è stato un aumento incredibile, esponenziale. Certo. Hanno partecipato degli studenti, ma c'è qualcun altro che ha partecipato anche all'interno del vostro laboratorio? Allora, distinguiamo. Gli studenti sono quelli che vanno a fare il tirocinio di stage. Sì. Laurea triennale in infermeristica, master di primo livello, laurea magistrale ricercatori. Gli altri attori importanti sono quelli che di fatto hanno dato un po' di sostegno, di risorse al laboratorio. Tutto il corpo dell'Associazione della Val Chiusella ha partecipato in modo attivo accompagnando gli studenti sul territorio, quindi facendo i mentori territoriali. E poi prima... si parlava della CIS come ruolo, sì, del sindacato. Esatto. Ebbene, CGL, CISB pensionati del Canavese sostengono il laboratorio in modo anche economico importante, perché credono in quella visione, certo, di prospettiva. Perché far dormire gli studenti in Val Chiusella, dare ricerca a questi, fare dei seminari, dei convegni, ha un costo. Da chi traiamo le risorse per fare questo tipo di attività? In parte l'università investe sul laboratorio, ma non solo. I comuni della Val Chiusella, con 1,50 € abitante all'anno per 3 anni, hanno sostenuto finora il laboratorio. E poi dei partner di cammino, dei compagni di strada, li chiamo io. Il Sindacato Pensionati, per esempio, e la CIS fra questi, è un importantissimo compagno di strada, perché crede nel valore del laboratorio, nella visione, e lo sostiene conseguentemente. Quindi questo è un po' il parco dei vari attori. Beh, sicuramente un parco molto, molto ampio, come ci ha accennato. E il sindacato, come voi sapete, è molto attivo in diversi temi. Sì. Vediamo tante immagini veramente belle, ti ringrazio per avercele mandate. Anche del mangiare insieme diventa... Convivialità. Esatto, convivialità, esatto, certo, convivialità, certo, socialità. Certo. È proprio quella la cosa principale, è che il sindacato... Insomma, promuove a, certo, modo suo in diversi ambiti. Ecco, ci hai parlato prima dei risultati che avete già raggiunto. Come ti aspetti che si evolverà questa cosa? Se tu dovessi fare una prospettiva, un'idea di come può evolversi questo vostro progetto lì, ma anche in un territorio più ampio, come ci dicevi. Diciamo che la risposta è in parte nella tua domanda. Quindi lì di andarsi a strutturare in modo forte, modellizzandolo e dando ancora più evidenza della coprogettazione, fare ancora più cose insieme alla comunità. E grazie a questo andarlo ad esportare, portarlo quindi altri territori, creando una sorta di ricetta dicendo laddove esistono queste condizioni, quindi municipalità attente, terzo settore e forme associative comunque pronte a intervenire. Momenti formativi che sappiano valorizzare e usare quel tipo di laboratorio comunitario, ecco che allora la ricetta diventa perfetta. Ovunque è esportabile, ovunque. Perché l'obiettivo cos'è l'ultimo poi? Di formare, lo chiedeva prima la domanda precedente, formare, sì, un professionista che sappia interpretare appieno quel ruolo. Noi abbiamo una grande occasione, PNRR. Se lo usiamo bene, di qua a 3 anni, nel 26, avremo dei contenitori importanti, anche organizzativi. Ma chi ci sarà dentro? Avrà competenze, cuore, visione per interpretare bene quel ruolo? La nostra scommessa è quella. Farsi trovare pronti quando, oltre il contenuto, serviranno anche i contenuti. Lì sarà il momento veramente magico, che andremo a salvare, lo dico senza, no, essere troppo ottimista o pomposo, a salvare il diritto universalistico della sanità in Italia. Perché, certo, altrimenti la deriva demografica, epidemiologica e anche di risorse porterà a dire che non ci sarà più per tutti una sanità pubblica. La scommessa è intervenire prima con competenze affinché, alleandoci e proattivamente agendo, forse riusciremo a dare una risposta adeguata ai bisogni crescenti di salute. Perché è bello dire l'Italia comunque un paese di grandi vecchi, sì, ma purché siano sani, esatto, purché siano comunque ben accuditi, che non siano soli e abbandonati, altrimenti diventa un problema che poi esploderà dove? Negli ospedali, che sono il posto delle acuzie, non della cronicità. Certo. Occorre diversificare la risposta.
Se tutto si finisce nell'ospedale, lì avremo costi molto alti e pessimi servizi. L'ospedale va pulito per l'acuzie e per interventi gravi. E poi c'è il prima, preventivo, e il dopo del cronico. Assolutamente, siamo assolutamente d'accordo. Ne parleremo ancora meglio nella seconda parte, Giorgio. Sì, ho due domande da fare dopo. Eccole, allora tienile, sì. Scriviamole così le teniamo lì in maniera tale che anche Giorgio possa, chissà, magari toccare qualche tema di qualche amico da casa che è interessato a questo laboratorio, a questo progetto, dalla comunità educante alla comunità di cura. Quindi tema sicuramente molto interessante, di cui ne parleremo ancora meglio nella seconda parte in maniera più ampia, toccando temi che stanno anche, no Giorgio, un po' a cuore anche al sindacato FNP, certo, e a tutti i sindacati confederali. Perciò ci salutiamo, ci vediamo tra poco, sempre qui in diretta con Sportello Pensioni. Bentornati con Sportello Pensioni, questa sera stiamo parlando del laboratorio in Val Chiusella, il progetto dalla comunità educante alla comunità di cura, insieme al coordinatore del corso di laurea in infermieristica di Ivrea, Diego Targhetta Durr. Buonasera, grazie ancora per essere qui con noi. Nella prima parte ci ha fatto un po' un cappello introduttivo spiegandoci gli obiettivi, le premesse, il contesto e tutto il resto, quindi a breve vi diremo un po' tutto quanto, però lascio la parola a Giorgio perché aveva due domande addirittura. Due. La prima è questa: visto che CGIL e CISL e UIL partecipano attivamente a questo obiettivo, come possiamo fare da traino rispetto ad altri posti della nostra regione? Cioè, noi che conosciamo il progetto possiamo andare, non lo so, nell'Ederbano Chiusossola a proporre una cosa del genere. Noi sindacati possiamo essere strumenti per allargare queste esperienze, primo. Secondo, tu hai parlato di una cosa di cui io sono molto molto preoccupato, che è la sanità che rischia di andare nel privato. Cioè, noi anche al sindacato se ne parla sempre. Secondo noi questo governo non favorisce la sanità pubblica, per cui questa esperienza che voi fate, secondo me, è veramente, come posso dire, propone una sanità diversa dal passato, ma comunque con gli obiettivi di sanità pubblica, non sanità privata, come purtroppo molti strati della nostra società è tentato di portare avanti. Ti chiedo di rispondere tra poco, quindi tieni a mente le domande perché ci provo, certo. Che sono molto interessanti, tra l'altro, Giorgio. E rispondiamo alle telefonate, alle prime due telefonate di questa sera. Pronto? Pronto? Pronto, da dove ci chiama? Chiamo da Recco, provincia di Genova. Provincia di Genova, prego. Senta, ieri guardando il televideo casualmente, dove c'è la cosa dei giornali, sì, c'era un trafiletto del giornale Libero che metteva che il presidente uscente dell'INPS Tridico stava facendo un controllo sulle pensioni di reversibilità, sì, e dell'assegno unico, sì, considerando che c'è degli errori e faceva, sì, dei ricalcoli, ne, sì, sapete qualcosa? Sì, sì, sì. L'ho detto prima, per l'assegno unico ci sono qualche centinaio di migliaia di famiglie che avranno degli arretrati e 318.000 famiglie che avranno un indebito, perché la Previdenza sta verificando il modello ISEE, la DSU che poi sfocia nell'ISEE, sì. E anche, l'ho letto in una circolare di questi giorni, sulle pensioni di reversibilità, perché... Ecco, io rientro in quel caso lì perché prendo la reversibilità di mia moglie. Il problema... problemi ci sarebbero? No, il problema è questo: non tutti vanno a debito, solo quelli che non hanno prodotto la documentazione che la legge prevede. Ad esempio, con la reversibilità bisogna fare il modello RED. Io no, non mi è mai stato richiesto. Quanti anni ha? Quanti anni ha lei? Io ho 67 anni e mia moglie è morta che ha 21 anni. Potrebbe avere qualche problema. Perché il ma lei è già in pensione sua? Sì, sì, io sono in pensione da 5 anni. Il problema è quello lì.
Potrebbe anche darsi che lei, se non ha presentato il modello reddituale, perché la riversibilità viene pagata in base ai redditi personali suoi. A secondo dei redditi che ha, la riversibilità viene pagata per intero, viene decurtata del 25%, del 40%, del 50%. Potrebbe darsi che lei riceva qualche comunicazione, sì. Io le dico, io ho sempre fatto tutto regolarmente, tra cui sono iscritto. Ma qua, lei fa la denuncia dei redditi? Sì, io faccio... Allora non così. Succede nulla. Perché chi fa la denuncia dei redditi, la denuncia sostituisce il modello RED. Faccio un 730 e adesso che sono in pensione. Prima, per semplificare il tutto, quando lavoravo facevo l'unico che va bene. Le spese varie. Va bene. Lei stia tranquillo, si mangi la sua di recco. E stia tranquillo, ok? Io comunque sono iscritto con voi qua. Bravissimo. Bene. Grazie. Buona serata. Salve. Grazie mille. Se poi il buon cuore di questo amico di Genova vuole farci arrivare un po' di focaccia qui di recco, buonissima, tra l'altro, così ci dà un po' di mare a Torino, che servirebbe un po' di mare. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Sentiamo un po' male. Pronto? Sentiamo molto male la telefonata, magari riproviamo più tardi, Giorgio. Non so. Perché secondo me... C'è? Secondo me no. Proviamo magari poi va dopo. Ora chiedo un compito importante di memoria. Devo ricordarmi. Esatto. Ok. Sulla prima, senz'altro, l'impegno mio, del mio polo universitario, e del gruppo che lavora attorno al progetto è quello di essere pronti a raccontarlo ovunque ci sia un interesse. Perfetto. Quindi dal punto di vista vostro, sapete che non ci sottrarremo mai a raccontare ciò che si è fatto, alcuni principi cardine del progetto e quindi anche la loro esportabilità e ricontestualizzazione. Perché un conto è andare nel Verbano Cusio-Ossola, sì. Un conto è andare in Valle Cervo, nel Biellese, un conto è andare invece in un quartiere dell'Alessandrino, per esempio, certo. Di Alessandria Città. Certo. Questo è un aspetto importante. Sul secondo aspetto, invece, ritengo che ci siano comunque delle dinamiche, dei trend, che al di là delle maggioranze politiche e delle visioni politiche occorra assolutamente affrontare. Il tema della sanità deve essere rivisitato in tristi termini, cioè non possiamo più aspettare che le persone si ammalino, certo. E che il modello dell'8-3, dalla culla alla bara, possa ancora essere attuale nei prossimi 25-30 anni. Occorre rivedere quell'impianto lì, che è anche un impianto di responsabilità civica, cioè occorre che anche il singolo cittadino sappia mettersi in movimento, in primis diventando un artefice della propria salute. E come fa quindi il professionista a farlo diventare artefice? Informandolo, alleandosi con lui, dando le buone pratiche. Citavo prima i gruppi di cammino. Il muoversi, sì. È la prima prescrizione valida per tutte le malattie. Un certo. Diabetico che cammina, che fa attività fisica, che si muove comunque, riduce certo. Il rischio di complicanze e abbatte la farmacodipendenza. Quindi è proprio un nuovo modo di vivere la sanità, no? Non possiamo avere dei diritti, ecco. Occorre anche avere dei doveri civici e sanitari. E questo tipo di laboratorio avvicina tantissimo le parti che fino a ieri erano un po' lontane, no? L'erogatore e il fruitore. Esatto. Occorre avvicinarli. Esatto. In un'ottica comune. Esatto. Io arrivo da una città, Ivrea, che è quella che ha visto con Adriano Olivetti una visione molto comunitaria, certo. Molto visionaria. Certo. E partiamo di lì. Partiamo con i valori comunque importanti di comunità che sa essere artefice e attiva di della se stessa e del proprio destino. Propria. Beh, molto molto interessante, Giorgio, direi che ha soddisfatto ampiamente. Sono promosso e si è ricordato tutto quanto. Meno male. Cosa non scontata. Ci interrompiamo e prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Siamo sfortunati. Niente, questa qua è una telefonata che noi l'aspettiamo, abbiamo ancora
un po' di tempo insieme, quindi aspettiamo questa telefonata che ormai siamo curiosi di rispondere, insomma, capire se possiamo aiutarvi. Fuori onda parlavamo di una cosa interessante che mi hai detto. Insomma, nei tirocini universitari siamo abituati spesso a vedere magari dei ragazzi negli ospedali, insomma, in luoghi normali, ecco, sì, diciamo normali, ortodossi, brutto termine, proprio, però ortodossi, prevedibili, esatto. Ecco, certo. Però mi hai parlato che invece i luoghi del vostro tirocinio sono luoghi diversi, no? Eh sì. Parlacene un po'. Sono luoghi quasi dove... Magari abbiamo visto anche qualche immagine. Qualche dove immagine c'era... l'abbiamo vista, sì. Perché chi progetta il tirocinio nel laboratorio porta gli studenti a vivere tutte le realtà di aggregazione, dal mercato al bar, alla riunione della proloco, del coro, della banda, perché è lì che tu incroci la comunità. È lì che occorre rompere quel paradigma di dire solamente il malato mi cerca, di incontrare il sano e con questo allearti. E quando il sano diventa anche aggregante, farlo diventare un punto, quasi un presidio sanitario. Ecco, io dico che comunque le proloco, i cori, i gruppi parrocchiali, ogni forma associativa sia di fatto una medicina. Ecco allora il termine anche che abbiamo dato al progetto, da comunità educante, quindi educa i professionisti, ha di cura, sa diventare lei stessa una prescrittrice di farmaci sociali, partecipativi. E questo è un elemento molto molto bello. I ragazzi infatti hanno partecipato a tantissime attività promosse dal territorio e con loro presenze come se dessero a questo un valore proprio di benessere. E non solo, mettono in rete anche i vari attori dei comuni. Molte volte un comune ha tante realtà associative che però non si parlano. Invece così, esatto, tu che sei l'outsider, l'esterno, lo straniero, il forest, come si chiama in piemontese, diventi ottenuto, guarda che comunque fate delle cose belle. No? E quindi scopri un nuovo paese quasi. Dai luce nuova a cose che sono già consuete. Questo è un valore aggiunto che il laboratorio ha creato proprio in Valpusella. Ed è esportabile questo. Assolutamente sì. A livello rurale, ma anche urbano. Anche i quartieri possono beneficiare di questo. Sì. La Demenza Friendly Community a Ivrea non è rurale, è urbana, però ha messo insieme, quindi si vanno a formare i corpi sociali, formi gli sportellisti bancari, gli sportellisti postali, i corpi sociali, i vigili urbani, tutti devono essere informati e riconoscere il fragile. E quando lo intercettano, comunicarlo al sistema sanitario. Esatto. Questa è una cosa e gli scatta bellissima. Il meccanismo del... Bellissima, sì. Che è fondamentale. Ne torneremo dopo a parlare, perché ho visto un'immagine e ti farò una domanda su questo. Forse siamo riusciti a recuperare quella telefonata lì. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Chiamo dalla provincia di Alessandria. Prego, faccia pure la sua domanda. Volevo fare una domanda al dottor Merelli. Sì. Senta, io prendo una pensione dal 1995 di invalidità. E questa pensione si è attaccata ai contributi lavorativi. Sì. Ecco, praticamente partire dal 95 fino al 2013, che poi la ditta è fallita. Però volevo sapere, per ogni 5 anni si faceva la rivalutazione. Supplemento, sì. Il supplemento, ecco. Volevo sapere, ma gli anni prima, io ho iniziato a lavorare nel 74. Sì. Sono stati fatti anche i calcoli degli anni prima? Certo, quando allora tutte le pensioni che la previdenza liquida sono fatte con i contributi versati nei periodi precedenti. Lei è andato in pensione nel 95, Sì, per io cui, lavoravo e prendevo questa pensione. Esatto, sì. Il calcolo della pensione l'INPS glieli ha fatti partendo dal 73 e andando al 95 e gli ha dato tot. Sì. Dopo 5 anni lei fa il supplemento, sì, la contribuzione versata dal 95 in avanti gli viene messa nella pensione. Sì, infatti ogni 5 anni... Bravissimo, bravissimo. Metteva a posto. Certo, ma la pensione nasce sempre dalla contribuzione versata precedentemente. Sì, un'altra cosa, dato che però io sono stato, diciamo, licenziato, praticamente sì, non l'ho sentito. Prego, 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 dica. No, dato che io, diciamo, la ditta poi è fallita, sì, e praticamente sono stato licenziato,
per motivi di salute io non sono più andato a lavorare, non ho più cercato posti. Ok. Ma questa pensione viene poi maturata in pensione di vecchiaia? Sì, a 67 anni. Ah, 67 anni. Si chiama trasformazione, perché sì, è un fatto statistico, perché sì, l'Italia da sempre era piena di invalidi. Ah, sì. Allora la legge cosa dice? Non ci piace avere tanti invalidi, allora arrivate all'età della pensione trasformiamo la pensione da invalidità a vecchiaia, per cui abbiamo, diceva l'amico, tanti vecchi ma non più invalidi. Ma perché viene ricalcolata, certo. Viene, è quello che dice, certo. Cambiano i coefficienti, cambia tutto. Va bene, ok, vi ringrazio. Prego. Grazie a lei per averci chiamato. Buonasera. Grazie e buona serata. Ecco, così hai coinvolto anche l'ospite in questa piccola spiegazione. No, davvero, statisticamente, l'Italia era popolo di invalidi, no? Lo vedevamo anche sui giornali, certo, no? Allora, la legge, quando è uscita, la mens legis, come si dice, era per togliere la classifica di invalidi, certo, ma di dire vecchiaia. Vecchiaia. E cambia politicamente, cambia, certo, molto, certo, fa tutta la differenza del mondo. È certo. Allora, prima guardavo un'immagine che mi ha colpito particolarmente, ovvero di una ragazza che stava cucinando. Mi piace pensare, ma dimmi se è giusto il mio pensiero, che ci sia anche quel tipo di trasmissione di valori, no? Anche, lasciamo stare, culinari, che magari possono essere banali, ma in Italia la cucina non è banale. Assolutamente no. Guai. Però anche queste cose qua fanno in modo che ci sia anche un rapporto intergenerazionale tra chi è nel posto, quindi magari anziani o persone del posto, e questi ragazzi fanno tirocinio lì. E la cucina è un bel pezzo del progetto. Intanto gli studenti cucinano per loro, quindi già condividono comunque il cucinare nei momenti in cui fanno la residenza in valle, ed è un valore aggiunto questo. E poi incrociano realtà che di fatto non fanno mai mancare un desco comune condiviso, no? Quindi non solo, in Val Chiusella abbiamo una grande cultura, tradizione antica ormai, delle erbe, c'è un progetto con un attore importante, Amici della Chiusella, che ha le magiste delle erbe, e quindi percorrono questi prati raccontando le singole erbe, i benefici che ne possono trarre. Gli studenti fanno questa esperienza, per cui poi alla fine si cucinano anche le erbe che in prima hanno visto narrate, spiegate e documentate. Quindi il pezzo culinario è un pezzo del benessere, guai non esserne attori consapevoli e in parte anche alleati, perché il mangiare, si sappia, è un pezzo di cura importante. La nostra dieta mediterranea, da tutti riconosciuta, deve essere poi anche, come dire, contestualizzata ai vari ambiti, certo, perché un conto è mangiare reti mediterranee magari nel sud Italia, un conto è mangiarlo nelle valli alpine, però alcuni principi base, per esempio le erbe del territorio, valgono ovunque, e questo laboratorio avvicina, non forma in quel senso, certo, ma dà quel tipo di incipit, dicendo sappi che è un pezzo importante quello. Quindi dalla teoria alla pratica. Dalla raccolta passando alla padella, proprio. Certo. Beh, è sicuramente molto interessante, questo ne parlavamo anche fuori onda, dell'importanza del cibo in Italia, ma ovunque, dell'alimentazione di un certo tipo, quindi sicuramente questo progetto va anche incontro a quel tipo di esigenze di quel genere. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Buonasera, la chiamo da Torino e da Torino. Mi chiamo Nicolino. Prego, faccia pure la sua domanda. Ascolta, io volevo dirle un'informazione. Io premetto che sono un tesserato CISL. Bravo. Ascolta, io percepisco da circa 15 mesi una pensione, sarebbe una AOI, sarebbe assegno ordinario di invalidità contributivo. Sì. Siccome io però ho un'altra invalidità che avevo da prima, il 67%, sì, e un mio ex collega, perché adesso purtroppo per problemi seri cardiaci non sono più in grado di fare il muratore, facevo il muratore tutta la vita, mi ha detto perché non fai l'aggravamento che se arrivi all'80 o al 75% l'assegno te lo fanno, come si dice, definitivo. No. Premetto che io sono della classe 1961. No. E volevo sapere un'informazione da parte vostra. Dunque, le due invalidità
sono compatibili se lei l'invalidità civile ha il 100%. E allora il reddito con il quale si può percepire le due pensioni diventa 17.500 euro. Se invece lei ha meno del 100% e più del 74%, che è il, diciamo, la percentuale in cui gli danno l'assegno di invalidità, non deve superare i 6.000 euro. Se lei ha già la pensione dell'INPS, i 6.000 euro li supera. Sì. Per cui lei può fare l'aggravamento dell'invalidità civile sperando di arrivare al 100%. No, spero di no, perché ancora riesco a deambulare. Però è chiaro che per avere diritto a tutte e due le indennità... No, non mi sono spiegato. Io non voglio un altro assegno. Ah. Premetto che io ho lasciato l'azienda... Ma cosa vuole? No, in poche parole mi è stato detto che io questo assegno ce l'ho per 3 anni. Fra 3 anni... No, un'altra cosa. Quello è l'assegno ordinario di invalidità triennale della legge 222. Dopo 3 anni la Previdenza lo manda a chiamare e verifica se lei rimane nella stessa condizione, continua a erogargli per altri 3 anni l'assegno. Esatto. Ecco, su questo siamo d'accordo, però mi è stato detto che se io passo dal 67 all'80% di invalidità, questione economica, no. Mi si trasforma l'assegno definitivo, non mi richiamano più a visita. No, c'è il problema, la trasformazione dell'assegno può solo avvenire con la pensione di inabilità. Ho capito. Cui l'INPS non dà le percentuali. L'INPS paga la pensione se uno perde la capacità lavorativa per i 2/3. Sì, io non sto percependo. No, ma non dà la percentuale. La percentuale la dà l'invalidità civile. Lei le conviene rimanere così, prendere per 3 anni, poi per altri 3 anni e poi l'INPS la conferma. Perché so perché? Perché ho un appuntamento a Torino, lei sa dove, in via Foligno, per fare l'aggravamento. Sì. Ma io l'aggravamento all'INPS non può farlo perché non esiste. Se lei lo fa è perché ha fatto l'invalidità civile. Sì, che... io addirittura usufruisco del BIT gratuito, sono esente dai cose, come per cui, dice, allora, sull'invalidità civile sì, c'è l'aggravamento, sull'INPS no. Sull'INPS lei non può chiedere l'aggravamento. No, forse non mi sto spiegando io. In poche parole mi è stato detto, tu sei l'aggravamento che stai facendo dell'invalidità civile, poi che ti danno all'80%, perché avendo avuto l'anno scorso un altro ricovero con un altro infarto, in parole povere rifai la domanda e questa si trasforma in definitivamente, non ti richiameranno più a visita. No. Adesso. No, non è così. Ah no, allora mi hanno spiegato male. Esatto, lei faccia l'aggravamento ma non è come la pensa lei, sono due cose distinte che non si combaciano. Esatto, in alternativa le consigliamo di andare nel deve andare a un patronato a far vedere i pezzi di carta. Esatto, che è più diretto, qui in televisione rischia di diventare un po' confusionario, invece in diretta dal patronato può dirlo e la prossima settimana se ci fa sapere com'è andata noi siamo qua, va bene? Grazie per averci chiamato, buona serata. Prendiamo un'altra telefonata al volo e poi ci salutiamo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, le chiedo di essere rapidissima. Sì, due domandine veloci. Sì. Niente, io l'anno scorso ho ricevuto dall'INPS la comunicazione di riliquidazione. Sì, sì. Praticamente devo restituire 103 euro. Sì. Però dall'anno scorso a oggi non ho ancora ricevuto le modalità di restituzione e mi devo preoccupare? No. Dorma tranquilla. Ah, ok, niente. Come nessun problema. E poi una cosa un'altra veloce, mio marito che prende l'APE sociale, io ho stampato il cedolino, vicino agli importi c'è il punto interrogativo, cosa vuol dire? Su tutti gli importi del cedolino c'è il punto interrogativo. Non lo so signora, non ho idea.
Quindi rinvito anche lei. Io non ne ho visti col punto interrogativo, ma se lei me lo dice... Non lo so, mi è arrivato che appunto mi arriva lo stampato. È perché l'INPS farà delle verifiche, signora, può darsi. Quindi rinvitiamo anche la signora magari a recarsi nei nostri patronati della CISL, esatto, e chiedere di persona. Va bene, grazie per averci chiamato. Buona serata. Concludiamo con il tema, siamo come vedete già in chiusura. Ti chiedo quindi, il vostro laboratorio va anche nelle direzioni che stanno un po' a cuore ai pensionati della CISL? Socialità, contrasto alla solitudine e rapporto intergenerazionale. Assolutamente sì. Sono temi che insomma sono anche cari a voi e che, da come mi dicevi, dalle vostre camminate, tra l'altro mi hai detto sei un corridore, quindi... Tempo perso. Vabbè, certo. Giorgio gioca a tennis, io sto a casa. Assolutamente sì. Quindi c'è chi gioca a tennis, c'è chi corre, è importante il rapporto intergenerazionale, ce ne hai parlato prima. E probabilmente è fondamentale nel laboratorio in Barchiusella, dove state facendo adesso il progetto, il contrasto alla solitudine. Assolutamente sì, perché è uno dei punti fondamentali. Aggiungo una cosa, sempre in tema di coprogettazione, che oltre a far nascere in Barchiusella, aver contribuito a far nascere in Barchiusella questa demenza Family Community, in Barchiusella ha preso anche forma uno dei primi attori del PNRR, cioè le case Spoke rurali. A Vistrorio, nelle slide che hai visto prima, nelle immagini, che si è inaugurata la prima casa Spoke dell'Astro 4. Quindi la coprogettazione porta proprio a dire facciamo delle cose insieme per un futuro che sia di diritti. Ed è molto molto bello. Ringrazio per tutto tutto quello che ci ha raccontato Diego Targhetta Durr, coordinatore del corso di laurea in infermieristica di Ivrea. Chissà che ci saranno altre occasioni per ritrovarci qua per parlarne. A disposizione. Ti ringrazio, ringrazio Giorgio Manelli, il nostro esperto di previdenza. Ci vediamo quindi la prossima settimana, sempre qui con Sportello Pensioni. Buona serata.